Sei contento di fare il papa? Oppure avresti preferito essere semplice sacerdote in una piccola parrocchia? Chissà se lo sarà chiesto anche a Jorge Bergoglio, oggi come quella sera di 4 anni fa, quando da San Pietro si affacciò al vescovo di Roma, giunto dalla fine del mondo. Fratelli e sorelle, buonasera. Un saluto di semplicità inusitata da parte di un pontefice, come pure quel silenzio orante in cui il popolo invocò da Dio la benedizione sul vicario di Cristo. Ma da lì in poi, di parole ne ha dette tante Francesco, per annunciare la misericordia di Dio, in particolare in quel tempo di grazia che è stato l'anno giubilare, aperto in una delle zone più povere del pianeta, a Bangui, in Repubblica Centrafricana. Una periferia, altra parola chiave di questo pontificato, come i poveri, gli anziani, i bambini mai nati, scartati da una società vinta da un'economia che uccide. O come quella degli scandalizzati dalla corruzione nella Chiesa, dai casi di pedofilia, dall'atteggiamento di spietata dogana, come nel caso delle situazioni di famiglie cosiddette irregolari, di cui tanto si è discusso nei due sinodi sulla famiglia. E poi gli incroci con la storia, le preghiere, i gesti, gli appelli per la pace in Siria, la mediazione per la distensione tra Cuba e Stati Uniti, l'impegno per la pace in Colombia, la costante tensione all'accoglienza di migranti e rifugiati. Ma il cuore di questo pontificato si è giocato nell'intimo di casa Santa Marta, in quelle messe mattutine in cui Francesco ha tenuto fede con appassionata costanza alla sua vocazione sacerdotale, costruendo il suo magistero innamorato di Dio, della Chiesa, degli uomini. E allora eccola la risposta alla domanda del ragazzino della parrocchia di Santa Maria Maddalena di Canossa, visitata ieri dal pontefice, che ha accettato di buon grado la chiamata del Signore. A me piace, e piace anche... Mi piaceva anche quando ero parroco, sempre essere sacerdote è una cosa che a me è piaciuto tanto. Così, che è più bello, fare il papa o fare il prete? Pensate bene, che è più bello? Tutte e due, quello che Dio vuole.